Eccoci qua a parlare di sostenibilità. Sostenibilità, cura, attenzione dell'ambiente per il quale tu ti sei spesa e hai combattuto molto. Quindi ci chiediamo quali sono le caratteristiche principali che, sulla base della tua esperienza, un sustainability ambassador dovrebbe avere. Allora, per me un ambasciatore della sostenibilità deve avere, intanto deve essere coerente con quello che racconta e quindi deve avere una storia di vita comunque sostenibile, deve essere credibile appunto, quindi deve essere coerente e credibile e poi soprattutto deve avere un buon team e quello è fondamentale perché da soli, nel senso nella tua vita puoi essere sostenibile, puoi essere comunque molto bravo, ma devi anche avere un gruppo di lavoro che come te crede in quello che devi comunicare. Ci sono delle sfide che hai avuto, perché uno non nasce ambassador, ma ha la passione, lo vuole fare e vuole occuparsi di sostenibilità. Ci sono delle difficoltà o delle sfide che hai dovuto affrontare all'inizio e come le hai affrontate? Sicuramente non è stato facilissimo, nel senso io sono stata aiutata, è nato tutto dalla mia passione per la natura e per come sono stata educata. E poi è andata avanti, nel senso che ho avuto la fortuna di conoscere persone che come me credevano in un progetto e che l'hanno reso realizzabile, scusate il gioco di parole, ma l'hanno reso fattibile perché alla fine io ho sempre cercato di comportarmi in un certo modo nella mia vita personale, però non ero mai riuscita neanche a trasmetterlo, non sapevo come trasmetterlo a terzi e ad altre persone, riuscire ad ispirarle. Per cui la prima difficoltà era quella. Poi una volta avviato il progetto, all'inizio l'abbiamo avviato nel 2017, quindi tanti anni fa, e lì era ancora una cosa abbastanza all'avanguardia e una difficoltà che abbiamo incrociato è stato qualcuno diceva ma cosa state dicendo, non è vero, non è una cosa fattibile, quello che state dicendo non è che non sia vero, però non gliene frega niente a nessuno. E invece in realtà poi per fortuna è diventato un argomento molto attuale. Che tipo di competenze pensi di aver acquisito col tempo con questi tuoi progetti nel parlare, nell'agire nella sostenibilità? E io ho scoperto delle cose che intanto non sapevo e mi sono evoluta insieme al progetto e sono migliorata, ho imparato anche a comunicare. Secondo te quali sono i principali impatti che gli ambassador di sostenibilità sono in grado di generare? Cosa pensi che possano dare di valore sul territorio? L'impatto che possono creare appunto è riuscire a coinvolgere tanta gente. Gente e soprattutto i bambini, perché in questo momento, per esempio, noi abbiamo cercato di coinvolgere molto i più piccoli, perché sono il nostro futuro, loro sono quelli che possono arrivare in una famiglia e dire secondo me bisognerebbe fare in un certo modo, e sono ascoltati. Certo, effettivamente sono il nostro futuro, ci ascoltano sulla sostenibilità e sono molto convincenti. Secondo me è l'arma vincente. Benissimo, grazie della tua testimonianza e speriamo che possa aiutare tutti i nostri ambassador a crescere in questa direzione. Grazie ancora. Speriamo.